Bentornati sul canale amici, benvenuti al video introduttivo del nuovo gioco di carte collezionabili Star Wars Unlimited. Dovrei utilizzare la maschera di Darth Vader ma non ce l'ho e quindi resto ancora con lo sfondo Pokémon e il cappellino Pokémon. Però la news è che domani ci sarà il pre-release, domani è il giorno di uscita, 8 marzo, del nuovo gioco di carte collezionabili. Devo dire che sono entusiasta, l'ho scoperto per caso, però appena ho saputo di questo nuovo gioco mi sono subito informata e domani andrò al torneo di pre-release. Quindi vi volevo dare alcune anticipazioni. La prima è che non ci ho capito un H di come si gioca. Quindi domani vediamo come andrà a finire questo pre-release, spero che qualcuno mi spiegherà le regole perché sto studiando, ma ho pensato di interrompere e girare questo video perché mi stava andando in fumo il cervello. Speriamo di venirne fuori domani. In ogni caso vi volevo dare alcune anticipazioni sui prodotti. Kit pre-release contiene 6 buste di espansione e una serie di altri oggetti, in particolare un portamazzo, un separatore per le carte, 2 carte promo holo che si trovano solo nei kit pre-release e poi mi pare una guida giocatore. Dovrebbe essere tutto, con le 6 buste ci si crea un mazzo, mi farò aiutare da qualcuno e poi si gioca al torneo. Quello che ho capito è che serve una base e un leader, poi ci sono una serie di altre carte che si possono utilizzare durante il gioco. Appena ho finito questo video tornerò a studiare, spero di venirne fuori per domani. Altri prodotti in uscita sono il box da 24 buste. A precisazione, le buste contengono 16 carte. Per la precisione, in ogni busta c'è una base, un leader, poi 9 carte comuni, 3 carte non comuni, una rara o leggendaria e una foil. Quindi questa è già una differenza rispetto al gioco di carte collezionabili Pokémon. Io conosco solo i Pokémon perché conosco altri giochi, ma gioco solo al gioco di carte collezionabili Pokémon. Quindi tornando ai nostri prodotti, è la prima espansione, Scintilla di Ribellione. Qualcuno mi ha chiesto se ha senso acquistare un box e io penso proprio di sì. Io acquisterò sicuramente un box, non ho ancora deciso se in italiano o in inglese. Sono profondamente indecisa perché io preferisco l'inglese, anche perché io guardo sempre film e serie TV in lingua inglese, però qui il pre-release penso sarà in italiano, ma staremo a vedere. O prendo tutti e due. Che cosa pensate voi? Scrivetemelo nei commenti. Terzo prodotto che esce, lo starter set, cioè un set con 2 mazzi, ci sono anche all'interno 2 plance di gioco, chiamiamoli playmat, ma in realtà sono dei fogli di carta a dimensioni giganti, e quindi un mazzo con un leader e una base, mi pare Luke Skywalker, e il secondo mazzo leader e base, leader Darth Vader. Poi all'interno di questi kit e dei mazzi ci sono anche i segnalini danno, un segnalino iniziativa, che se ho capito bene chi vince questo segnalino inizia il gioco. Sono arrivata all'introduzione delle regole, e un segnalino azione epica che non so ancora cosa servirà, ma vi aggiornerò nel weekend perché, come detto, domani vado al pre-release e poi tornerò sul canale con un video dove presenterò le carte e vi darò qualche informazione in più. Nel frattempo torno a studiare, fatemi sapere se voi siete interessati a questo nuovo gioco di carte collezionabili. A me ispira parecchio, non sono una super fan di Star Wars, in realtà sono una super fan di Mandalorian, ma Star Wars non mi ha mai fatto impazzire come saga. Sicuramente ho visto i film, mi ispira molto questo gioco di carte sia per l'ambientazione fantascientifica sia perché mi dà l'idea di un gioco un po' più adulto rispetto al gioco di carte collezionabili Pokémon. Staremo a vedere. Quindi direi che per oggi è tutto, torno a studiare perché entro domani devo aver capito le regole base. Mando a tutti un grandissimo abbraccio, auguro a tutti una buonissima serata H24 e ci vediamo nel weekend con le prime carte di questo nuovo gioco Star Wars Unlimited.